carissimi amici, e bentornati sul canale del Briga. Guagnè, venerdì, guagnè, madonna, non basta me, ultimo, non basta me. Allora, ragazzi, cerchiamo di un pochino, come dire, sdrammatizzare un po' questo momento così carico di tensione, quindi cercherò di fare questo video con qualche battuta qua e là, cercando di, ripeto, sdrammatizzare, di stemperare un pochino la tensione, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, si è parlato tanto di questa famosa grigliata avvenuta ieri da giustamente dopo le due giornate di fede che sono state di riposo, come le vogliamo chiamare, che sono state, diciamo, di cui i giocatori del Milan hanno usufruito. Il giorno dopo vanno a Milanello, fanno una sgambata, la mattina si sono allenati, dopodiché una bella grigliata, una bella rossa da mo, a parte gli scherzi, ragazzi, io non ci vedo niente di male, è una cosa per compattare il gruppo, per fare gruppo, è una cosa che ci può stare. L'importante è che perlomeno non va vite mangiato la mia marid, non va vite mangiato la bombette, bella anzi chi paccando con la carne macinetiet, non va vite mangiato la salsiz appunto di curtid, quella di maiale, che quella è grassa, insomma, un capacut, cioè io spero che abbiate fatto perlomeno una grigliata, insomma, di qualità, una bella bistecca, un bel, ce ne so, un bel controfiletto, una cosa seria, una cosa bella magra per dare energia. Ancora va bit pus a fe proprio schifo, beard rotter, sai com'è, perché in quel caso, voglio dire, insomma, non sarebbe massimo, quindi almeno quello, insomma, spero che vi siate mantenuti, insomma, questa grigliata, magari anche un pochino di verdurine grigliate. Sai com'è, quando siete atletici, me. Anche perché, come vi ricordate un po' di tempo fa, quando vi dicevo che Rebic all'inizio, quando arrivò, stava sempre a gavetta come un catruf, sempre per entrare in forma ci mettava. Infatti, se voi notate, Rebic per entrare in forma, se non arriva, diciamo, la seconda parte della stagione, non andresti in forma, evidentemente tu la dai addosso a mangiare. E qui mi fate la grigliata. Oggi è uscita la voce di poco tempo fa, di poche ore fa, proprio un'ultima ora, Rebic non stava benissimo oggi. Ma in che senso non stava benissimo? Buavit fat mangiare? O è stato un discorso di allenamento muscolare? Io spero di no, ragazzi, a parte gli scherzi, spero di no. Perché veramente, ragazzi, non se ne può più di questa stagione. Non se ne può più fornesse subito questa stagione, con tutti questi infortuni, tutti questi problemi. E non se ne può più davvero, fino all'ultima partita. Fino all'ultima partita, Ibrahimovic è fuori, Rebic non sta bene, è accusa da due, è accusa da te. Ma insomma, c'è io che non sta bene. Ma c'è io che non sta bene. Un'altra partita, tre senza un cambio, ciuc. Quindi poi c'è stato anche il discorso che poi ho letto, io ho aspettato stasera per fare il video, proprio per questo motivo, di cercare di capire più cose possibili, cercare di sapere quante più notizie possibili, insomma, per quanto riguarda le ultime dal nostro Milan, da Milanello. Ho letto di un Mandzukic apparso in gran forma, ho letto proprio un allenamento fatto alla grande. Allora, io voglio sapere una cosa. Ma se qualche giorno fa, Kuskrasien, me l'hai messo all'88esimo, perché Desch non aveva minutaggio. E vabbè, ma non aveva minutaggio. Cioè, significa che non potete neanche un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora, questo giocatore li può giocare, non andare neanche chi è a disposizione. Perché poi voglio capire come si fa a passare da non avere 10 minuti, da non avere 10 minuti per giocare col Cagliari, ad essere in gran forma, bello pimpante oggi, per addirittura ho sentito dire voci da titolare non credo proprio, visto e considerato che non andava a deixare mani volta a te, mo uomo a me titolare, non penso. E quindi vediamo un po' la formazione, quale sarà per questo punto. Da questo punto di vista, come al solito, io aspetterei la conferenza stampa del nostro mister di domani pomeriggio, e quindi il consueto video che farò nel post conferenza stampa, perché magari riusciamo a capire qualcosa in più, soprattutto per quanto riguarda le condizioni, insomma, di Ante Rebic, che a questo punto sono veramente fondamentali. Come al solito, ragazzi, durante la settimana, quando non si sa di che parlare, quando il Milan si deve giocare qualcosa di importante, di che cosa vogliono parlare i giornali, di che cosa parlano, di quale è l'argomento principe che si parla sopra la giornale, pascasse un cazzo Milan, di che cosa si parla?
sì, Donnarumma che va là, o va qua, o va là, di Çalhanoğlu che fa questo e quest'altro, cioè, il ragionamento, sai che voi sentite parlare di altri giocatori, dove vanno quello, dove va quella, Dybala, quando è che firma Dybala il rinnovo di contratto alla Juve? Avete mai sentito che ha firmato? No, non ha firmato. E come mai non se ne parla, non si desce una parola, insomma, Dybala? Come mai? Non si parla, Dybala, la scadenza l'anno prossimo, 2022, quindi quest'anno, è un anno importantissimo per capire che cosa deve fare, altrimenti l'anno prossimo se ne va a zero. E come mai non se ne parla proprio? Ma per dire Dybala, ma per dire tante altre situazioni. Ma non si desce una parola dell'altra squadra. Sì, proprio si destabilizza solo il Milan. Proprio, tenete proprio che stava fissa, tenete. Ma non capisco su fatto. Vabbè. Per quanto riguarda Donnarumma, dice che addirittura Raiola l'ha offerto al Barcellona. Barcellona che ha un portiere come Ter Stegen, uno dei più forti del mondo insieme a Donnarumma sicuramente, che ha rinnovato, se non sbaglio, 6-7 mesi fa il suo contratto. C'è un contratto fino al 2024-2025. Besta una picchia Donnarumma, zì. E ce n'ha fa cazzuti, chi dire. Ma come cazzo le fate queste notizie? Ma poi sarà pure vero, non lo so. Mentre invece faccio un complimento per la genialità, proprio per l'intelligenza, proprio per essere veramente... Nucrestien, poi tu devi sentire che ha fatto, poi tu devi sentire che ha fatto. Parlo di Hakan Çalhanoğlu che ha messo un like sotto il profilo di Bonucci che sollevava la Coppa Italia. Dice no, ma sono amici, hanno il rapporto, hanno giocato insieme. Ma so capito, ma mandagli un messaggio, fai una telefonata. Cioè, metta a fare un messaggio, so, cioè, voglio capire io come ti viene in mente di mettere... un like sotto in questo momento storico, poi a meno che non vuole essere proprio un segnale quel Kadashashko alla Juve, e invece te ne vedi, e fai subito più canante supporto che chi e fai subito più. Poi che altro dire, ragazzi, che altro dire? Ah, volevo parlare di un discorso che sinceramente, ragazzi, non a volte io rimango un pochino sai, così esterrefatto quando sento dire certe cose. Voi, quando noi parliamo di arbitri, di arbitraggi, di questo e di quest'altro, dici, ma tu veramente ma pensi questo, ma veramente pensi a male, ma come fate allora a seguire? Ragazzi, ma io voglio capire una cosa, ma cioè, onestamente, ma secondo voi vi sembra normale che un allenatore come Sinisa Mihajlovic faccia una battuta dicendo, cioè menando una botta dicendo, visto e considerato che al Bologna ultimamente hanno mandato degli arbitri esordienti che hanno fatto un po' di casino, vuoi vedere che contro la Juve manderanno l'arbitro giusto, l'arbitro non so come adesso, guarda che cavolo la chiana loro, e fece i nomi come vi ho fatto vedere ieri in quell'edizione straordinaria. Fece i nomi di Valeri e Giacomelli, come ha detto Frachid, sicuramente avessi un'am. Quelli hanno mandato Valeri in campo e Giacomelli a fare al VAR. Ma secondo voi, ragazzi, ma parlando seriamente, senza fare quelli che vogliono dire oh ma tu piangi, che poi piangi. Ma noi piangiamo cosa? Che abbiamo una società che non dice una sola parola. Una parola non la dice, manca quando... una roba non stupenda, noi non diciamo una parola, non diciamo. Quindi noi tifosi perlomeno cerchiamo di alzare un pochino la voce, almeno noi tifosi, visto che la nostra società non dice una parola, quindi non ci dite a noi piagnoli, piangina, che siamo proprio l'opposto totale, non piangiamo mai, nemmeno sotto tortura. Noi lo facciamo noi tifosi, perché visto che non lo fanno loro, cerchiamo di alzare la voce noi, insomma. Quindi dicevo, non vi sembra un pochino proprio un lanciare un guanto di sfida a descate un angamman nucate un anzinisceo, cioè che noi facciamo come vogliamo noi, cioè se un allenatore addirittura fa il nome di due arbitri e quelli e due, tutti e due vengono mandati sistematicamente a quella partita, cioè non vi sembra veramente un guanto di sfida come a descate aveva un anvapanzema proprio, cioè non vi sembra una cosa veramente irreale? E ho sentito, ho letto poco tempo fa un giornalista, perché non voglio fare i nomi, che non voglio muffa, non voglio tenere ceffe, un giornalista dire Sinisa Mihajlovic dovrebbe, è molto grave, sono molto gravi le dichiarazioni di Mihajlovic che ha fatto nel post partita, secondo me va aperta un'inchiesta, secondo me va aperta un'inchiesta. No, io l'inchiesta la apris
La dia dopo, quando già non manetti chi s'arbitro, tanna da prelinghiest, uanna. Un giornalist, tanna da prelinghiest, come fai tu che quello dice due nomi e quelli gli mandano esattamente quei due nomi? Non ti sembra assurdo? Non ti sembra una sfida? Non ti sembra di cadoc mannem neue e facciamo come cazzo vogliamo? È vergognoso! Al di là del fatto chi giocherà, come se la giocherà, quel si scansa, quello si... questo è tutto puttane. Io sto parlando di, esattamente di questo fatto. Le parole di Mihajlovic e l'azione dei designatori arbitrali che hanno mandato esattamente quelli che lui diceva. Ma niente, è grave. È grave. Alta la chiacchiera. Alta la chiacchiera. Quindi veramente, Wagner, questa è una cosa che mi andava di sottolineare perché sinceramente è veramente irreale. Tant'è vero che poi voi spesso e volentieri, ma tu pensi a male, ma tu di qua, ma io non posso pensare, altrimenti il calcio non lo vediamo più, ragazzi. Ragazzi, io tengo 41 anni, ok? Abbiamo vissuto, almeno ho vissuto sulla mia pelle Calciopoli, l'ho vista... Quelle cose lì si sapevano perché erano sotto gli occhi di tutti che succedeva e sono state dimostrate che sono successe, ok? Quindi a me non mi sorprende proprio più niente. Ultimamente, ultimo scandalo che è uscito per quanto riguarda il discorso degli arbitri, di queste spese, rimborsi spese gonfiati, magari non c'entra niente col discorso calcio, che un arbitro vuole favorire questo o quest'altro, non c'entra assolutamente niente, è un altro tipo di problema. Certo è che tre arbitri e quattro assistenti rischiano grosso, si è parlato addirittura di radiazione. Che cosa voglio dire con questo? Che sono delle persone, diciamo, non serene, non sono delle persone proprio molto che non sono assolutamente non mi viene proprio un termine giusto, capito? Cioè voglio dire, te le aspetti certe cose da queste persone qua, ok? E le abbiamo viste, sono successe, hanno fatto storia e tutto il resto. Quindi io che devo assolutamente non prendere in considerazione questo, non prendere in considerazione quest'altro, ogni fino a un certo punto, perché ne abbiamo viste sempre di cotte e di crude nel mondo del calcio. Quindi ragazzi, non scandalizziamoci più di niente. E quindi speriamo che non sia così, speriamo che ognuno giochi la sua partita al massimo, speriamo che gli arbitri facciano il loro senza andare a rompere le palle a nessuno, facciano gli arbitri e basta, senza intervenire, senza decidere loro piuttosto che i calciatori le partite. Insomma, questo è il ragionamento finale. Ragazzi, questo è tutto, ci sentiamo domani per il post partita, per il post conferenza stampa di Pioli. Questo è tutto, vi auguro una buona serata, continuate ad iscrivervi al canale, lasciate un like, cliccate sulla campanellina, abbonatevi, forza, lotta e vincerai, non ti lasceremo mai. Va bene. E condividete.